No! No! Ho fatto tutta quanta la intro col microfono muto! Ma perché mi volete tutti quanti male? Porco de Giuda! Un saluto della gente! Qua per voi, Luke, e benvenuti in questo nuovissimo contenuto multimediale. Oggi, ragazzi, andremo a giocare un'altra volta Geometry Dash. Due video in praticamente un mese. Ma stiamo scherzando. Comunque, oggi andremo a giocare a Geometry Dash un'altra volta, perché ho scoperto praticamente giocando un sacco di tempo a questo bellissimo gioco che ti fa sclerare molto più di Fortnite, che ci sono altri livelli proprio predefiniti. Vedete, ci sono altri livelli predefiniti in un'altra pagina, tipo segreta, una roba del genere. E quindi, ragazzi, prima di iniziare, io direi di tirare proprio un pugno così, in maniera violenta, proprio così, un pugno nel tasto rosso dell'iscrizione. Oddio, non è proprio rosso, dovrebbe cambiare dalla piattaforma che state utilizzando. Ma questo non importa, cliccate sul pulsante iscriviti, mi raccomando. Ma detto questo, ragazzi, io direi di iniziare. Ok, ragazzi, questo è il primo livello della lista segretissima di Geometry Dash. Vedete che ci ho già fatto una prova e sta al 5% perché ho voluto fare una prova e effettivamente si vede bene. Per chi non lo sapesse, uscirà un video su questa storia. Ma direi, appunto, abbiamo già perso. Io non so perché mi attiva sempre sta cosa che io non voglio, però vabbè. Allora, cominciamo subito con il livello. Vedete che in teoria dovrebbe essere abbastanza facile, no? E noi facciamo così. Capì? Porca di quel. Raga, questo dovrebbe essere il primo livello di quelli facili. Ok, non ho capito. Cioè, raga, le texture sono diverse. Ma sono proprio tanto diverse, eh? E poi praticamente noto che livello mazzo. Comunque, noto che praticamente avete presente quelle robe su che praticamente devi cliccare due volte quando ci sali? Queste qua, ecco, queste due qua praticamente non danno lo stesso effetto. Cioè, a me mi sembrano un po' più ferme, capito? Comunque, abbiamo capito che cambiano le texture. Ma io, ragazzi, ma io non capisco veramente. Ma scusate, ma non ho capito un sacco, ma va bene qua. Così? Bravo, bravo. Ok, e così va bene. Vai. Ancora un altro poco di più. Drop. Dovrebbe essere abbastanza facile questo, quindi. Ah, ma ci sono anche le nuvole. C'è lo sfondo. Non c'è lo sfondo marzo di sempre, raga. È più difficile del previsto. Raga, giuro, l'ultima volta che lo faccio, questa è l'ultima volta, eh. Mi sono già stufato, sto livello va troppo lento. Quando un livello, dovete sapere, non so perché, ma i livelli più difficili li riesco a fare tranquillamente. I livelli più facili, non lo so, mi bug. Ecco, perfetto. Questo è il secondo. Non ho capito. Scusa, no. Non ho capito, non sto capendo. Cosa sta succedendo? Non ho capito cosa stia succedendo, giuro. Non ho capito cosa stava succedendo. Ok, dovrebbe essere facile. Dovrebbe essere facile, infatti la musica è abbastanza, capito, tranquilla. Ma io sto continuando a perdere nonostante il livello sia messo in uno di quelli facili. Ma com'è possibile? Una roba del... Ok. Questo abbiamo fatto. Adesso ci manca questo. Dobbiamo salire qua, fare così. Ma si può morire per... Ma si può morire per colpa di uno spuntone? Per colpa di un cavo di spuntone che stava lì a terra, aspettava. Stava lì a terra, eccolo. Oh, razza! Eccolo! Ma che cacchio, raga! Si può riuscire a fare un livello senza... Boh! Comunque, cioè, no, raga, è una roba impressionante. Io ho visto sti livelli. Oddio, la rotella... Qualcuno mi può spiegare quello che sta succedendo, per favore? Ve lo spiego io. Sto livello ti confondi un botto, ma... In realtà, cioè, senza gli sfondi, le robe strafighe, sarebbe un livello normale, a quanto ho capito. Cioè, no, io non riesco a capire come si fa a giocare a sto cacchio di gioco. Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Allora... Sì, ma no, ma dai, ma io ne vado, ma... Continuate voi! Continuate voi! Dai, giocate voi! Allora, ok.
livello abbastanza. Non ci sto. Oh! Non so. Oh! Non sto capendo una mazza. Oh! No, no! Se mi metti nel titolo facile, dovrebbe essere facile. Non che la roba marza che ti spuntano le robe a caso. Allora, teoria non dovrebbe. Se. Sì. Poi. Poi altro? Per capirci, io questi personaggi qua non li ho mai visti, a parte la navicella. Mai. Raga, l'UFO non l'ho mai visto. Ma come cacchio? Ah, così si fa comandare. Certo. Tutti aspetti, ovviamente. Eh sì, ovvio. Cioè, perché tutti aspetti. Che io non ho mai giocato con la rotella del cavolo. Effettivamente però non ci ho mai giocato con una rotella accesa, quindi... Vabbè, signori, continuiamo. Non rompete le scatole, perché sto livello è abbastanza difficile. Vai, forza, la rotella, come si fa? Così. Ok. Che marking... Sì. Oh, sì, poi... Oh. Sì. Sì. E io mi chiamo Giampiertoldo. Dovrei aver capito come si fa. Quindi, ragazzi, mi raccomando. Allora, cercherò di non parlare. Ma perché? Perché mi devi... Oh. Ok. Ma raga, ma si può una roba? Si può una roba del genere. Ma raga, non ci capisco. No, sto livello lo voglio fin. Cambiamo livello. Perfetto. Allora, qua c'è scritto level easy. Tradotto significherebbe livello facile. Mo, se non è facile, giuro che lancio il monitor dalla finestra in live. Porco di quel giù da porco. E che cacchio? Riprendiamo. 3, 2, 1. Ciak. Se c'era scritto facile, dovrebbe essere un minimo facile, non credi? No? Ma... Ah, ma... Allora, forse ho capito. Questo è tipo Stereo Mand, il primo livello, il tutorial. Solo modificato. Wow. Vorrei riuscire a finire qualche livello. Cioè, almeno uno. Oh, almeno uno lo voglio riuscire a finire. Punto. Te dovresti essere il tutorial. Dovresti essere il figlio evoluto del tutorial. Ok, quindi dovresti essere un tutorial migliore. Perché sto facendo cagare? Non ci sto capendo nulla. No. Allora, la parte del razzo dovrebbe essere un po' più complicata. Madonna! Qua c'è scritto level easy. Madonna santissima! Oh, ma si può riuscire? Cioè, guardalo! Allora, dovrebbe essere una roba del genere. Ok. Prima parte l'abbiamo fatta. E questo ce l'abbiamo! Non ce l'abbiamo! Ci devo riuscire. Se non ci riesco. Mi dissocio. Non era una frase rivolta a una persona. Dai. Ok, raga, oh. Ok, oh. Ok, uno, due, uno. Ok, così. Vai. Ok. Vedete? Ai livelli più difficili sono quello che ci riesce di più. Vai. Porco di Giuda. Vai. Su giù. Vai, su giù.
Ok. Ce la sto a fa. Attenzione. Oh no. Quasi completato. Quasi. Attenzione. Madonna santissima, la freccia. No.